Innanzitutto grazie a Showmille Gru, al presidente, al direttore, a tutta la struttura tecnica per aver collaborato e credo reso anche confortevole e gradevole questo luogo. Credo che sia un contributo importante a quello che è l'impegno vaccinale da parte di tutte le istituzioni. Quindi un grazie a tutti gli attori istituzionali, sociali, economici della città. Ci dobbiamo liberare dal Covid, credo che però l'alleanza che abbiamo messo in campo in questi mesi sia un'alleanza benevola. Grazie Sindaco, grazie al direttore, al presidente di questa ospitalità, sono qua con Andrea Cerruti, insieme a rappresentare la nostra regione e a ringraziare la dottoressa Dall'Occo, il nostro direttore, insieme ai suoi giovani collaboratori che già qualche mese fa, quando si diceva non si possono fare i vaccini in auto, superando invece questa preclusione mentale che in Italia c'era, hanno studiato un meccanismo che garantisse la possibilità di fare i vaccini in auto in assoluta sicurezza e ci ha permesso questo di inaugurare a Orbassano, già diverse settimane or sono, il nostro centro in cui si arriva in auto, non si scende dalla macchina e si fa il vaccino. Oggi è ancora diverso perché è ancora un servizio in più, nel senso che oggi ancora incarniamo ancora meglio quel principio che la campagna vaccinale del Piemonte ha voluto adottare di portare i vaccini alle persone e non le persone ai vaccini. Per cui dovremmo ragionare nell'ottica di attuare sempre di più questo meccanismo per cui siamo noi a portare i vaccini dove vanno le persone e non viceversa. L'obiettivo è quello entro l'estate di aver messo in sicurezza tutto il nostro Piemonte, perché ce lo diciamo sempre ma è importante ribadircelo, ripartiremo davvero quando non chiuderemo più, quando non dovremo più a singhiozzo immaginare di vedere questi colori che cambiano. Quindi stiamo facendo dei piccoli passi verso la normalità, però nell'insieme devo dire i numeri sono numeri buoni, i vaccini stanno funzionando grazie ai sindaci che sono messi a disposizione, a tutte la protezione civile, i carabinieri, tutti quelli che hanno aiutato, quindi credo che tutti insieme stiamo facendo bene e dobbiamo fare ancora meglio, però, perché dobbiamo ripartire in sicurezza. Grazie mille, grazie a voi. Grazie.